has been frightened. Negli ultimi anni il mondo è stato terrorizzato 4 volte. L'epidemia di SARS, la mucca pazza, l'influenza aviaria e infine la suina. Oggi sappiamo che a quanto pare queste paure erano ingiustificate. In nome del popolo europeo dobbiamo interrogarci. Le decisioni dell'OMS pongono noi parlamentari in una situazione molto delicata. Spero che ve ne rendiate conto. Strasburgo, 26 gennaio 2010. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa per rispondere alla mozione Le false pandemie, una minaccia per la salute. La svizzera Liliane Maury-Pasquier presiede la Commissione Sanità del Consiglio d'Europa. Primo firmatario della mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg. Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'OMS sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità. La viaria ce la ricordiamo tutti. 3 anni di inquietudine fra roghi di pollame e mascherine. L'OMS era pessimista. È solo una questione di tempo. Il virus aviario si mescolerà con un virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone. 286 persone sono morte di aviaria, vivevano a stretto contatto con il pollame. Nel frattempo gli acquisti di Tamiflu fatti dai governi avevano portato 4 miliardi di franchi nelle casse di Roche. Il farmaco era ritenuto utile nel caso la popolazione si fosse ammalata in massa di aviaria. Messico, primavera 2009, primi casi di influenza suina. Tornano in voga le mascherine. All'inizio dell'estate, l'annuncio ufficiale. Inizia oggi nel mondo la pandemia influenzale 2009. Rispetto alla viaria, l'OMS sembrava più ottimista. La stragrande maggioranza dei pazienti presenta sintomi leggeri e guarisce presto. Ma è comunque pandemia. I media e le autorità seguono le indicazioni dell'OMS. Alle 18:10 di oggi la direttrice generale dell'OMS ha proclamato il livello 6 della pandemia. Buonasera, la diffusione della febbre suina nel mondo si è trasformata in una pandemia. Fase 6. Cette grippe, selon les spécialistes, peut rester tout à fait comparable à une grippe ordinaire. Siamo tutti uniti in questa situazione e ne usciremo tutti insieme. Thank you. L'annuncio dell'OMS scatena la macchina pandemica. Disinfettante, mascherine, preoccupazione. I primi dati sono rassicuranti, non sembra una cosa grave, ma gli esperti e l'OMS dicono che rischiamo di finire come con la spagnola. Anno di grazia 1918, ci furono 40 milioni di morti. Durante l'estate si era calmata, per ricomparire nell'autunno del 1918 e colpire con la violenza che conosciamo. Quindi, anche se in questo momento vediamo solo casi leggeri, non possiamo dire che cosa accadrà domani. Febbraio 2010, per la Svizzera la pandemia è finita. Siamo alla fine dell'onda pandemica. Abbiamo l'impressione sia stata un po' meno severa di quanto previsto. Un po' meno severa? Guardiamo i dati. Al 7 febbraio 2010 l'OMS ha attribuito alla suina 15.292 decessi in tutto il pianeta. Sono tanti? No.
Pensate che nello stesso periodo si stima che solo di tubercolosi in tutto il mondo siano morte 1.350.000 persone. Le risorse dei sistemi sanitari sono limitate. Per questa pandemia si stima che i governi europei abbiano speso 5 miliardi di euro. A livello mondiale si parla di 18 miliardi di euro. Sono un sacco di soldi con cui si potevano fare molte altre cose. Il flop del vaccino pandemico è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I governi hanno speso milioni di franchi per acquistare decine di milioni di dosi di vaccino pensando al peggio. Ma la maggior parte della popolazione ha scelto di non vaccinarsi e tutti gli stati hanno milioni di dosi inutilizzate, stoccate in celle frigorifere. Ma cosa ci aspettavamo esattamente da una pandemia? L'OMS ha sempre comunicato cosa fosse una pandemia. Lo ha fatto nel 2004 e nel 2005. Pubblicavano la descrizione sul loro sito e i governi la traducevano e applicavano nei loro paesi. La pandemia era definita una malattia che si diffonde molto velocemente e che provoca un grande numero di malati gravi e di morti. E in effetti questo evocava il fantasma della spagnola, morti e malati. E se ce lo dicono gli esperti, se lo dice l'OMS, ci crediamo e ci spaventiamo, no? Tom Jefferson è un medico epidemiologo che lavora per la Cochrane Collaboration, un gruppo di ricerca indipendente. L'abbiamo intervistato nell'estate 2009 in piena pandemia. Jefferson ci aveva sorpreso con una risposta strana a una domanda banale. Cos'è una pandemia? Sinceramente non lo so. Perché secondo l'OMS non vale più la definizione classica di pandemia. Nel concetto di pandemia c'è sempre stata l'apparizione di un nuovo virus contro il quale la popolazione non aveva difese immunitarie. Un virus che avrebbe provocato un grande numero di malati gravi e di morti. Nella nuova definizione non ci sono più morti e malati. Non capisco che differenza ci sia adesso, secondo l'OMS, fra un'influenza pandemica e una stagionale. Guardiamole queste due descrizioni di cos'è una pandemia. Ecco la prima. Dalla primavera in cui è iniziata la suina non è più sul sito dell'OMS, ma si può rintracciare negli archivi di internet. Ecco l'enorme numero di morti e malati. Questa invece è la descrizione di una pandemia che trovate oggi sul sito dell'OMS. Non c'è traccia di morti e malati. Ginevra, quartier generale dell'OMS. Gregory Hertel è un pezzo grosso della Task Force Pandemia. Sostiene che la questione della definizione è un equivoco. Le organizzazioni grandi come la nostra hanno enormi siti web. Ci sono dentro anche pagine vecchie di 6 o 7 anni. Quella descrizione l'avevamo scritta pensando alla viaria. Ma è tuttora sul nostro sito. Non togliamo mai niente dal sito. Vogliamo essere trasparenti. Non vogliamo nascondere nulla. Insisto con Hertel che quelle pagine non sono più sul loro sito. Non sente ragioni, ma internet non perdona. Il giorno dopo l'OMS ci scrive e conferma. Quella descrizione della pandemia è stata modificata. Ma allora, se non conta più quanti morti fa una pandemia, che c'entrava la strage della spagnola? Secondo il dottor Vodarg c'è una tragica coincidenza con i contratti per i vaccini pandemici. Nei contratti fatti con l'industria per la fornitura di un vaccino pandemico era previsto che gli accordi sarebbero entrati nel vivo quando l'OMS avesse proclamato una pandemia. L'OMS doveva solo premere un bottone. Grazie al cambiamento della definizione, una volgare influenza è stata presentata come una pandemia e sono cominciati gli affari. Un'accusa pesante. Eppure il contratto stipulato nel 2007 dalla Germania con l'industria conferma: quando l'OMS dichiara il livello 6, inizia la pandemia. Ed entrano in essere gli accordi per le forniture dello speciale vaccino pandemico. A Strasburgo l'OMS ha respinto l'accusa.
Lo dico una volta per tutte. Le decisioni e le raccomandazioni dell'OMS sulla pandemia influenzale non sono state impropriamente influenzate dall'industria farmaceutica. L'industria ha fatto quanto le è stato chiesto di fare. Abbiamo risposto alle richieste delle istituzioni preposte a decidere nel rispetto delle leggi internazionali e in modo trasparente. Nella lotta alla pandemia influenzale, l'industria è stata un partner affidabile e responsabile. Lo scottante tema è arrivato al Consiglio d'Europa nell'anno della Svizzera. Michelin Calmiret presiede il Comitato dei Ministri. Maurie Pasquier è presidente della Commissione Salute. La nostra deputata è levatrice, presidente dell'Associazione Nazionale di Categoria. A lei chiediamo un bilancio dell'audizione dell'OMS. Mi ha stupito l'incapacità del rappresentante dell'OMS a rassicurarci. Non è stato convincente. Ho trovato inquietante che non sia stato in grado di ammettere che forse non tutto si è svolto in maniera corretta. Dire che si è trattato di una falsa pandemia significa ignorare la storia e la scienza e banalizzare la morte di oltre 14.000 persone e la grave malattia di altre. Vogliamo sapere se ci sono persone che lavorano sia per l'OMS che per l'industria farmaceutica. E non credo che sia un dettaglio irrilevante, signor Fukuda. Sono emersi casi molto imbarazzanti. Klaus Stöhr è stato per anni alla testa della task force dell'OMS sull'influenza, era sempre in TV per informarci sulla viaria. Nel 2007 Stöhr è passato alla Novartis, è diventato un pezzo grosso nel settore vaccini influenzali. L'olandese Albert Osterhaus siede nel SAGE, il comitato esperti OMS per i vaccini. Al tempo stesso, Osterhaus ha fondato un'azienda che produce vaccini ed è presidente di ESVI, Associazione degli Esperti Europei in Influenza. ESVI è finanziata al 100% dai produttori di vaccini. Anche il professor Escola fa parte del gruppo di esperti che danno consigli all'OMS sui vaccini. Le ricerche del suo istituto in Finlandia dipendono da 6 milioni di euro che GlaxoSmithKline, produttore di vaccini, versa ogni anno sul conto dell'istituto. Ma in queste condizioni ci si può dire indipendenti? Nel mondo sono veramente pochi i veri esperti di influenza. È inevitabile che tutti li cerchino. Ma come fa l'OMS a difendersi dai loro potenziali conflitti di interesse? Chiediamo agli esperti di riempire il formulario per la dichiarazione di conflitto di interesse. Questo formulario poi viene discusso dal segretariato con il presidente del comitato. Questo vale per tutti i comitati dell'OMS. Un meccanismo a prova di bomba? Verbale del SAGE 7 luglio 2009, in piena pandemia. Il dottor Osterhaus c'era, ma non aveva dichiarato nessun conflitto di interesse. Solo il giamaicano Peter Figueroa dichiarava un piccolo contributo dall'industria. Escola? C'era alla riunione del 27 ottobre 2009, dichiarava un contributo come esperto per Novartis, ma non c'è traccia del denaro che il suo laboratorio riceve ogni anno da GlaxoSmithKline. Al British Medical Journal Escola ha spiegato che non l'aveva capito che fosse necessario menzionare quei 6 milioni di euro. E il segretario del SAGE che deve valutare i formulari di conflitto di interesse? Si chiama Philippe Duclos. È un dirigente OMS per il settore vaccini. Duclos nel 2009 ha firmato una pubblicazione sui vaccini finanziata da Merck, il produttore di vaccini. Non vi pare un po' curioso che uno dei controllori collabori con l'industria? L'OMS ci scrive, Duclos non ricorda quella pubblicazione. Secondo la nostra parlamentare la questione è strutturale.
Da una decina d'anni l'OMS ha introdotto il cosiddetto PPP, partenariato pubblico-privato. È chiaro che è stato un po' come invitare la volpe nel pollaio, ma è colpa degli stati che non hanno voluto dare all'OMS le risorse per avere i suoi esperti. L'OMS ha dovuto cercare altrove i mezzi per finanziare le sue attività. L'OMS ha dovuto cercare ailleurs les moyens de financer ses activités. E la vicinanza porta con sé qualche rischio. Una cosa è certa, gli stati hanno preso sul serio l'allarme H1N1 lanciato dall'OMS. Tutti tranne uno. La Polonia non ha acquistato neanche una dose di vaccino pandemico. A Strasburgo un senatore polacco, professore di robotica, ce lo racconta. Il governo polacco non ha acquistato il vaccino contro la suina perché i nostri esperti avevano previsto che non sarebbe stata una malattia pericolosa. Il nostro ministro della sanità Eva Kopacz si è mostrata molto sicura di sé e la gente le ha dato fiducia. Eva Kopacz è un medico pediatra, la sua posizione è stata ferma. Sapete la cosa più strana? Rispetto agli altri paesi che invece hanno comprato e somministrato il vaccino, la Polonia ha avuto più casi di influenza suina? No, pare che ne abbiamo avuti quanti, se non meno, degli altri stati. Prendendo in considerazione questi dati, si direbbe che questo vaccino, si direbbe che non funzioni tanto bene. Gli esperti polacchi hanno messo in guardia il loro governo. La pandemia sarebbe stata una comune influenza. Il professor Wach, lui, la suina ce l'ha avuta. Per curarla ha preso dei farmaci? Niente di speciale, cose classiche. Sa, è un virus. Mia moglie mi ha fatto un brodo eccezionale e io lo adoro quando mi viene la febbre. In Parlamento, il ministro della salute polacco ha insistito su un altro elemento cruciale, i contratti con l'industria. Il nostro dipartimento legale ha trovato almeno 20 punti discutibili in questi contratti. Allora vi chiedo, qual è il compito di un ministro e di un governo? Firmare contratti nell'interesse dei cittadini o nell'interesse dell'industria farmaceutica? I contratti sono stati stipulati dai singoli governi. In Francia, Germania e Italia sono di pubblico dominio. In tutti e tre lo Stato solleva l'industria da eventuali richieste di risarcimento danni. L'Ufficio federale della salute rispetta la clausola di confidenzialità e ci dice che non possiamo vedere i contratti pandemici, ma la legge sulle epidemie dà garanzie all'industria. Lo Stato partecipa ai rischi di un vaccino messo a punto in condizioni di emergenza. Stavolta la Svizzera ha comprato tre vaccini pandemici, Celtura, Focetria e Pandemrix. Celtura è stato autorizzato per il mercato solo in Giappone, Germania e Svizzera. È un vaccino ad alta tecnologia. Anziché con le classiche cellule di uova, Celtura è realizzato con cellule di cane. Tutti e tre i prodotti che abbiamo acquistato contengono sostanze adiuvanti, non sempre presenti nei vaccini. Swissmedic, la nostra autorità per il controllo dei farmaci, in autunno è stata chiara al riguardo. I vaccini comprati dalla Svizzera, oltre all'antigene che combatte il virus, contengono un adiuvante. Sappiamo molto poco sugli effetti di queste sostanze. In particolare non abbiamo nessun dato sulle donne incinte e dati insufficienti quanto agli effetti sui bambini. Gli Stati Uniti hanno autorizzato solo vaccini senza adiuvanti. Sugli adiuvanti il dottor Jefferson propone la logica del buonsenso. Dipende dalla posta in gioco. Se penso che domani potrei morire o ammalarmi gravemente, allora potrei decidere di farmi vaccinare con prodotti che contengono adiuvanti, che notoriamente sono sostanze sulle quali abbiamo pochissimi, se non zero dati. Ma se il rischio è basso, no, non accetterei un vaccino con adiuvanti. Ma è un'opinione personale. E la suina, lo valeva il rischio? Forse no.
Per fortuna finora non sono stati segnalati gravi problemi con i vaccini pandemici, ma è ancora presto per tirare conclusioni. Se i contratti con l'industria hanno suscitato una generale perplessità, l'Ufficio federale per la salute li trova accettabili. Se il governo deve fare velocemente scorte di un prodotto che ancora non esiste sul mercato, ci può essere una sorta di partecipazione ai rischi. Si tratta di una situazione di win-win. E ça c'est tout à fait normal dans la mesure où c'est une win-win situation. Win-win, ovvero rischiamo e vinciamo tutti e due. Il principio è ragionevole, solo che stavolta win-win mica tanto. Gli stati devono saldare fatture con tanti zeri e smaltire milioni di vaccini avanzati. L'industria registra una grande annata. Grazie alla pandemia, Novartis ha guadagnato 1 miliardo di franchi, GlaxoSmithKline 1 miliardo e 700 milioni di franchi, Roche con il suo Tamiflu oltre 3 miliardi di franchi. E da noi? Le autorità si sono date molto da fare. L'UFSP ha tenuto una 20ina di conferenze stampa. L'infezione dilaga. Negli Stati Uniti è morto un bambino. In questo momento la suina sembra più leggera di un'influenza stagionale. Rispetto al contesto internazionale, la Svizzera sembra molto tranquilla. Siete voi che minimizzate o sono gli altri troppo allarmisti? Un cantone ci ha chiesto se deve formare più personale per i crematori, in previsione dei tanti morti da pandemia. Si tratta di una malattia leggera, paragonabile a una comune influenza. Con i cantoni è tutto pronto. Possiamo vaccinare in massa la popolazione in 2 settimane. Febbraio 2010. L'Ufficio federale della salute convoca la stampa per annunciare che la pandemia è finita. Superstiti, 3 giornaliste. Pare che solo il 14% della popolazione abbia accettato di farsi vaccinare. Ci sono avanzate 11 milioni di dosi, pagate 70 milioni di franchi. Ma non siamo soli. In tutto il mondo è in corso una frenetica svendita di vaccini pandemici perché stanno per scadere. La Svizzera ha venduto all'Iran 750.000 dosi di Celtura, il prodotto innovativo. Alcuni governi tentano di ricontrattare gli accordi firmati con l'industria. Vasella per Novartis ha avvisato: la prossima volta che ci sarà una pandemia, e ci sarà una pandemia, i governi che si sono dimostrati partner affidabili saranno trattati in modo preferenziale. Non abbiamo avuto alcun problema nella collaborazione con Novartis. Non credo che la Svizzera sia fra i paesi che creano problemi all'industria. Qualche problema invece parrebbe esserci sul fronte della credibilità. Nonostante gli sforzi di comunicazione, secondo l'UFSP solo il 28% della popolazione li considera fonte del tutto affidabile sulla pandemia. Il Dipartimento federale degli interni ha aperto ora un'indagine conoscitiva per capire come siano andate le cose. E l'OMS? Mantiene salda la sua posizione. Non c'è stato niente di strano nella pandemia. Ma lei come se lo spiega quanto è accaduto al Consiglio d'Europa? Nella Commissione Salute ci sono medici, professori, sono quasi tutti scienziati. Come hanno potuto pensare che qualcosa possa essere andato storto? Purtroppo le notizie spesso nascono da un'informazione incompleta o confusa. La gente scambia un comitato di esperti per un altro. Non dedica tempo ad analizzare le nostre regole per difenderci dai conflitti di interesse. E poi, nel Consiglio d'Europa, non ci sono esperti di influenza.
Il Consiglio d'Europa ha incaricato il deputato inglese Paul Flynn di fare un rapporto. Vogliamo sapere chi è stato a valutare l'entità del pericolo e chi ha deciso che fosse necessario fare quelle dichiarazioni che hanno spaventato il mondo. Ci chiediamo, il rischio è stato stabilito sulla base di prove mediche ed epidemiologiche indipendenti o è stato stimato da chi aveva un interesse a fare soldi con la vendita dei vaccini? Dobbiamo imparare da questa esperienza per fare meglio e per ridare credibilità all'OMS. Altrimenti, il giorno che ci sarà un virus davvero pericoloso, nessuno li prenderà sul serio.